Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce dell'istituzione. È il piacere di avere in studio il sindaco del comune di Alpago, Umberto Soccal, che saluto e che ringrazio per la Buonasera disponibilità. e grazie a voi. Il primo argomento che trattiamo è quello sempre dedicato al Covid e come si è gestita questa situazione di grande difficoltà nei vari comuni. Il comune di Alpago è un comune molto grande, peraltro caratterizzato anche da molte frazioni e quindi con qualche problema in più rispetto magari ai centri che sono più concentrati. Beh, devo dire che parlando di Covid e quindi della malattia, è importante il fatto anche che nel nostro territorio ci sono ben due case di riposo e queste hanno avuto un momento di difficoltà importante con dei positivi oltre i 20 per ogni casa di riposo e questo ha creato delle difficoltà alle quali come comune siamo venuti incontro con quello che era possibile, vale a dire con dei volontari che supplivano a delle attività svolte di solito dalle persone interne, ma che o perché malate o perché necessariamente occupate a gestire al meglio la situazione, non potevano svolgere questi tipi di attività. E questo, diciamo adesso, per fortuna, da un paio di mesi, anche più, non c'è positività all'interno del comune di Alpago, e questa è una cosa assai positiva. Ci sono i soliti problemi legati a chi ha viaggiato, a chi eventualmente ha avuto dei contatti stretti con persone positive, ma ad oggi veramente siamo in una bolla tranquilla e speriamo che continui così. Sempre responsabilità del comune sono anche le scuole di primo grado. Assolutamente sì, abbiamo lavorato molto, veramente molto con le scuole, sia con l'istituto comprensivo per quanto riguarda le scuole elementari e le medie, ma anche per quanto riguarda gli asili. Noi ne abbiamo tre nel nostro territorio, vale a dire Farra, che è del comunale, Pieve e Puos, che sono gestite da un comitato all'interno delle parrocchie, e abbiamo cercato di dare un aiuto consistente per evitare soprattutto che ci dovessero essere degli impegni ulteriori da parte delle famiglie quando sappiamo che il momento è piuttosto delicato e quindi magari c'è la disoccupazione piuttosto che la CIG. E quindi siamo venuti incontro, grazie anche alla collaborazione dei comitati, a dire la verità, degli asili, a fare in maniera che per mantenere lo stesso servizio che si manteneva prima si potesse evitare di dover aumentare le rette alle famiglie e quindi abbiamo dato un contributo significativo al di là di quello che è il contributo convenzionale con i nostri asili per appunto evitare che ci fossero degli aumenti per le nostre famiglie. Per quanto riguarda le imprese, sempre parlando di Covid, abbiamo fatto due interventi, uno che è stato quello di assorbire all'interno del bilancio comunale quello che a livello nazionale era stato stabilito di dover eventualmente prorogare nel tempo per le imprese che si sono fermate. Sono nel nostro caso circa 23.000 euro che anziché metterle nelle competenze dei prossimi 3 anni come tari alle varie Ci imprese, sono alle varie mancate aziende, entrate. No, sì, no, c'era l'obbligo di non farli pagare nel Sì. corso del 2020 e però si potevano eventualmente aggiungere, diciamo così, alle tariffe per i prossimi 3 anni. Anziché fare questo, noi abbiamo deciso di inserirlo nel bilancio comunale e quindi non ci sarà nessun aumento da questo punto di vista per quanto riguarda la Ecco, mi Tari. permetta di sottolineare che questo è possibile grazie ai fondi per l'Unione. Beh, diciamo che sicuramente questa cosa ci aiuta, tra l'altro per quanto riguarda il discorso della fusione, proprio 10 giorni fa abbiamo ricevuto il saldo definitivo del contributo previsto, che è 1.220.000 euro all'anno per il 2020 e quindi noi abbiamo sempre ricevuto dal secondo anno in poi il contributo per la fusione, quindi questo ci aiuta parecchio. Senta, un'altra cosa è, noi ci siamo già dimenticati del lockdown, che un conto è farlo in centro città, un conto è farlo nei paesi, magari qualche casa persa. Lì come avete per Lì il dobbiamo ringraziare, territorio? oltre alla disponibilità del personale comunale che ci è venuto incontro, ci ha dato una mano anche con l'aiuto e il supporto dell'Unione Montana, che ha diciamo, il compito di seguire gli aspetti sociali per tutto l'Alpago. Dobbiamo ringraziare i volontari che si sono messi a disposizione. Noi avevamo aperto il COC nel momento
critico, diciamo così, che è il centro operativo comunale. Il centro operativo comunale, e attraverso quello abbiamo potuto utilizzare il supporto e l'aiuto dei volontari che si sono resi disponibili per tante attività, la consegna delle mascherine, piuttosto che la consegna dei pasti a casa, piuttosto che il trasporto laddove era opportuno o necessario per chi ne aveva bisogno. E questa è una forza del territorio, poi tutto il territorio bellunese, che non va mai dimenticata. Sempre parlando di Covid, la prima fase della pandemia va a esaurirsi, comincia l'estate ed è stata un'estate molto importante e anche generosa da un punto di vista di richiamo turistico, ma anche questo doveva essere gestito. Ma diciamo che inizialmente eravamo piuttosto preoccupati, tanto è vero che avevamo quasi ipotizzato di dimezzare le entrate dei parcheggi delle zone limitrofe al lago, proprio perché ho detto qua non arriverà nessuno e quindi è meglio che ci garantiamo dal punto di vista economico e finanziario. In realtà è andata a finire che noi abbiamo avuto un 30% in più dell'anno scorso per quanto riguarda questa entrata che adesso si assomma a circa 180.000 euro. Questo vuol dire che è stato molto frequentato, sicuramente dovuto al fatto che i veneti, credo essenzialmente, abbiano preferito restare in loco piuttosto che andare all'estero o cose di questo genere, e hanno approfittato dei servizi offerti dal nostro lago, perché c'è la possibilità, diciamo il lago del vento come è chiamato, viene utilizzato parecchio dagli sportivi per la vela, per il kitesurf, per il surf, ma anche per chi voleva trascorrere una giornata al sole vicino all'acqua, vicino e diciamo ai servizi che là ci sono. È un altro esempio di l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, perché se dalla parte di Farra c'è il pubblico soprattutto che ha fatto molti interventi, dalla parte di Santa Croce c'è adesso un imprenditore che sta risvegliando Sì, c'è stato un accordo che abbiamo fatto pubblico e privato per la ridefinizione, l'ampliamento, la ricostituzione, diciamo così, di quello che era il lago Saratei lato Santa Croce, e che quindi speriamo, adesso hanno demolito le cose vecchie e inizieranno, credo nella prossima primavera, la costruzione di un nuovo fabbricato che porterà ulteriore vitalità a quell'area, nella quale teniamo presente che c'è anche la stazione ferroviaria di Santa Croce, che è stata rifatta da 4-5 anni e che è pronta per accogliere quello che noi riteniamo il suo scopo finale, che è quello di portarci via treno le persone che poi vogliono magari fare un giro, o un giro del lago a piedi, piuttosto che in bicicletta, piuttosto che con queste metodologie, tanto è vero che fra gli investimenti previsti dalla nostra amministrazione c'è anche il potenziamento e il completamento della ciclabile, dell'anello, in maniera tale poi sul lato, diciamo così, della strada dell'Alemagna. L'Alemagna è talmente ampia e grande che praticamente il percorso è già fatto e non ci sono problemi. Il problema è superare le gallerie, diciamo, che ci sono al lato del lago e arrivare appunto fino alla stazione di Santa Croce. Che sarebbe un altro asset particolarmente importante. Assolutamente importante e di grande richiamo. Direi significativo per la crescita di tutto il lago. E sai che è una di quelle opere che a me piacerebbe vedere, quindi spero che non ci mettano molto tempo, perché io sto invecchiando e anche velocemente, che ci fosse questa pista a sbalzo. Ma su questo aspetto abbiamo avuto degli incontri anche recentemente con il vicino comune di Vittorio Veneto, che loro hanno interesse anche a loro a completare la Venezia Monaco, perché bisogna fare il falalto e andare giù, e quindi c'è un'idea di programmazione uniforme attraverso la quale credo che sarà possibile anche andare a cercare le risorse per poter sviluppare questa cosa, che non è banale dal punto di vista economico. Noi abbiamo una proposta di progetto che varia dai 3 ai 3 milioni e mezzo, quindi
Sicuramente significativo, altrettanto penso sarà la parte di Vittorio Sì, è Veneto. da ricordare che il lago di Santa Croce è il secondo lago più grande nel Veneto e quindi Sì. merita la massima attenzione oltre ad avere svariati richiami. Senta, ultimamente ho letto, perché il tempo corre molto velocemente, molte informazioni riguardanti la farmacia. Mi spiego un pochino qual è il nodo del Ah sì, è un contendere. po' Intanto la farmacia è comunale. una querelle che è nata a seguito di una decisione maturata dall'amministrazione che un po' in funzione della volontà di far un po' crescere e avere certezza, diciamo, dello sviluppo della farmacia, un po' per il fatto che la responsabile della farmacia, per una scelta assolutamente personale, ha deciso di lasciare il posto e quindi di licenziarsi perché voleva aiutare la figlia che hanno acquisito una farmacia nella Trevigiana giù di lì. Abbiamo deciso di potenziare il servizio perché questo è il nostro obiettivo. E ci sono state delle polemiche perché vogliono dire che noi stiamo svendendo la nostra farmacia comunale o cose di questo genere. Non è assolutamente vero, la farmacia resta una farmacia del comune di Alpago. Noi abbiamo solo demandato il servizio e l'abbiamo fatto utilizzando, per fortuna, abbiamo fatto un bando pubblico, ovviamente secondo tutte le regole previste dalla normativa, e il bando è stato aggiudicato alla società Servizi di Vittorio Venete, che già gestisce altre tre farmacie e che quindi ha le competenze da un lato per fare il meglio e che in secondo luogo ha anche sicuramente delle sinergie dal punto di vista economico, in termini di acquisti, in termini di cose di questo genere, che aiuteranno, tra l'altro nel progetto vincente che loro hanno presentato, c'è un aumento dell'orario di apertura, c'è una disponibilità a offrire dei servizi aggiuntivi come la consegna a domicilio dei medicinali, come il fatto di avere attenzione verso le fasce deboli, quindi i nostri bambini, come già fa il comune che dà un contributo bonus ai neonati e le fasce di anziani. Quindi direi che non c'è assolutamente, c'è all'interno del bando vinto l'obbligo di mantenere la farmacia in quel luogo dove è attualmente, qualsiasi eventuale cosa che non dovesse verificarsi, c'è la possibilità da parte del comune di un recesso immediato, sapendo che la proprietà della farmacia è del comune. Quindi mi pare che tranquillizza sotto tutti gli Ma aspetti. direi di sì, mi sembra più una polemica preelettorale che non basata su argomenti significativi o quant'altro. Quindi veramente io invito i cittadini dell'Alpago a stare sereni e tranquilli che ci sarà solo dei vantaggi per questo passaggio che abbiamo fatto. Senti, io lo obbligherò naturalmente ad andare un po' veloce. Vedo qui una cifra importante, 20 milioni di opere in corso o programmate. 20 milioni sono tantissimi. Difatti sono una cifra significativa, importante, che è stata inserita all'interno del DUP che è stato Ecco, il approvato DUP alla sarebbe il fine documento unico di documento, programmazione, quindi quello che esatto. faremo. Quello che abbiamo fatto o Sì, che stiamo chiaro. facendo e che faremo, no? 20 milioni sono veramente significativi. La minoranza ci viene a dire che non li sappiamo gestire, che siamo in netto ritardo. Beh, io posso dire questo ai miei cittadini. Prima di tutto, che anziché parlare di 20 milioni di lavori in essere, se non avessimo fatto la fusione, avremmo dovuto parlare di qualche milionata di contributi persi perché non, i vecchi comuni non erano nella condizione di cofinanziare le attività per le quali avevano ricevuto il contributo, e questo è importante da segnalare. Poi è vero che 20 milioni sono tanti lavori, di conseguenza è anche plausibile che ci possano essere dei ritardi, perché non credo che ci siano tanti comuni in provincia di Belluno che hanno un'entità di questa natura. Teniamo presente che in questo periodo abbiamo sofferto anche Vaia, che non è cosa da poco, e abbiamo sofferto il Covid che ci ha fermato e quindi almeno in parte certi ritardi sono assolutamente giustificabili. Allora, lei sa difendersi benissimo per conto proprio, però c'è da dire che molti uffici pubblici, se
sono sottodimensionati perché c'è il lavoro a distanza e questo lo si è letto anche su molti quotidiani e alla televisione. Si è sentito la radio, sta creando dei problemi immensi perché stanno rallentando tutte le pratiche. Dico di più, adesso nel DPCM uscito proprio stanotte, diciamo, in realtà si sta parlando di aumentare quella cifra, di portarla al 70%. Quindi problemi che aumenteranno ancora. E quindi difficoltà ulteriori da affrontare perché è evidente che il lavoro fatto a casa sicuramente può essere una cosa positiva, sicuramente migliora il discorso dei trasporti pubblici, sicuramente migliora, però ha i suoi lati negativi che andrebbero gestiti in maniera un attimino più puntuale e precisa prima di portarli a questi livelli. Si può già tenere conto che anche le stesse aziende che vincono gli appalti hanno difficoltà alla gestione dei lavori, quindi diciamo che le scusanti ci sono tutte, ammesso che poi si voglia trovarle, perché è sotto Poi gli è occhi di curiosa tutti. una cosa, visto che parliamo dei 20 milioni o cose di questo genere, e del fatto che sono frutto soprattutto anche della fusione e delle entrate derivanti da questo. E i rumor che si sentono, voci di corridoio o di piazza o di giornale, è che le persone più interessate eventualmente alla nuova turno elettorale sono quelli che non volevano la fusione. Se non lo volevano la fusione, però adesso lo vogliono gestire la fusione. Insomma, questo fa parte un po' della Fa democrazia, parte no? del gioco, Del fa parte del gioco. gioco. Se non puoi combatterlo, alleati, mi pare che sia la formula che si usa. Avremo esaurito il tempo a nostra disposizione, le faccio una domanda veloce anche perché mi è molto simpatico questa frazione che è Schiucazz. I lavori sono finiti lì? Ci I sono lavori, passato, sono rimasto ecco, impressionato allora, dei lavori. adesso è importante il fatto che è stata riaperta la strada, perché questo ha due significati. Primo, che si toglie una grossa difficoltà per i cittadini dell'Alpago. Il secondo aspetto è che si hanno riaperto la strada, evidentemente sono sereni e tranquilli, che non ci sono più pericoli, e del resto basta passare di là per capire effettivamente che tipo di sbancamento e di intervento sia stato fatto. C'è ancora però qualcosa per completare l'opera ed è il rifacimento e potenziamento del muro a monte, cioè quello verso la frana, per così dire, che è comunque stato già assegnato come lavori dalla Veneto Strade proprio qualche giorno fa. Quindi credo che adesso inizieranno anche questo ultimo step di lavorazione e credo che poi si possa veramente dire la parola fine su una cosa che effettivamente ha creato dei problemi anche di natura psicologica al sottoscritto e anche agli abitanti di Schiucazz, che si sono visti sbattere di qua e di là a seguito di continua evoluzione della frana che hanno creato dei Hanno problemi. avuto l'obbligo di evacuare perché era Sì, insicura la non zona. solo una volta, ma a più riprese, quindi questo sicuramente ha creato qualche difficoltà. Allora, sono un po' dispiaciuto, ma il tempo a nostra disposizione è trascorso. Siamo stati con Umberto Soccal, sindaco del comune di Alpago. Vi invito naturalmente a visitare questa zona. Si parte dal Dolade, si arriva a Malga Mezzo Miglio, da lì si può arrivare al lago di a Santa Croce E non scordiamo il Cansiglio. Il Cansiglio, sì, con mezzo miglio Mezzo ci avevo miglio è messo. un po' di qua. Ah, qua. Sono queste preferenze territoriali che mi sfuggono. Vabbè, comunque, visitate questo nostro bellissimo territorio. Grazie per la vostra attenzione, buon lavoro naturalmente, sindaco. Grazie Grazie per la mille, vostra attenzione arrivederci. e buona serata.